Riguardo anche sociale delle riviste come Vogue, com'è cambiato in questi anni e negli anni in cui era lei direttore artistico? Io ho vissuto il periodo migliore. Allora esisteva l'alta moda, non c'era prêt-à-porter all'inizio. Qui i francesi la facevano grande, c'era grande alta moda francesi, ancora oggi. E l'invenzione, la scoperta che il mondo stava cambiando, perché è successo questo qua, che gli americani, tutti i gruppi americani, cominciavano a investire nell'area milanese, cioè nell'industria milanese. A questo punto il consumo americano è molto più alto, cioè non è così elitario, legato solo all'alta moda, aveva bisogno di un prodotto che riuscisse a soddisfare un pubblico molto più vasto. Allora, l'esigenza era quella di creare una produzione che fosse commerciabile e che assolvesse quello che era l'assorbimento del grande pubblico. Ecco, in questo periodo nasce il prêt-à-porter milanese, e il prêt-à-porter milanese poi dopo, proprio per una questione di sistema, riesce a vincere su questa scommessa che sia i francesi che gli italiani cercano di fare. Io lì a Vogue avevo questa possibilità qua di condurre questo tipo di modo di vedere, che era un modo moderno, e avevo capito che se una donna, un uomo, perché è venuto fuori appunto la parte maschile, viveva, cioè vestire in un certo modo, a un certo punto doveva vivere anche in un certo modo. Ecco perché in quel periodo lì sono venuti fuori tutti i design, cioè è stato tutto coordinato, lo stile di vita nasce dalla moda, indubbiamente, dall'esigenza esterna, ma nasce dalla moda. Ma la moda poi dopo, voglio dire, va a legarsi, sì, diciamo legarsi, con quello che è il design, l'architettura, la produzione automobili, cioè, e le riunioni che si facevano erano delle riunioni generali, dove c'erano tutti questi rappresentanti di queste aziende. Lo stile di vita italiano era quello. Io quando sono venuto via da Vogue, le cose erano già nate in un modo diverso. Cioè, Vogue cercava di ritornare a quello che era ancora il mondo ideale di Diana Vreeland, di questo mondo americano, no? Dove la foto era un momento creativo. Hanno cercato di rimettere in piedi questo modo per differenziarsi dal resto. Questo è stato, secondo me, un errore, però, voglio dire, io non c'ero. Io non so adesso cosa. Io so che quando ero lì, gli ultimi anni, quando sono venuto via, le tirature erano 110.000 copie. E non potevi farne più perché sennò dovevi cambiare il sistema di stampa. E allora scadeva la qualità Sono importanti questioni legate alla donna e alla sua rappresentazione, alla sua immagine, che spesso è un'immagine rigida e dettata dai giornali di moda e dalle passerelle, che potrebbe portare anche a episodi come anoressia e bulimia. Lei cosa ne pensa? si è puntato sulla donna come esibizione fisica. Cioè la presentazione della donna era una produzione in serie, erano delle Barbie, tutte uguali. E non avendo più come protagonisti gli stilisti, i tessutari, hanno puntato direttamente sulla donna. Per cui la donna, sino a poco tempo fa, adesso questo sta un po' cambiando, era costruita apposta in sostituzione dei veri protagonisti della moda. Ecco, questo ha deteriorato sia la donna che l'uomo. Cioè, ha deteriorato completamente quello che è invece la grande capacità che ha la donna di rinnovare le cose. Quindi hanno fatto diventare la donna un oggetto. I giornali, voglio dire, soprattutto di moda, hanno queste colpe. Io credo che le persone si debbano accettare per quelle che sono. E posso tirare fuori il bello, anzi il bellissimo, proprio perché sono così. Nel 2013 ha curato per la città la mostra Teatro per Scelta nell'ambito del progetto Obiettivo Teatro, nel quale ha portato a Parma le fotografie di quei fotografi che negli anni 80 aveva indirizzato a documentare il dietro le quinte del Teatro Regio. Che ricordi ha di quegli anni? Lì c'era come assessore della cultura Enzo Pioli e Carlo Quintavalle, che era un amico. Avevamo progettato questa cosa qua e dire: senti, ma perché non facciamo un'operazione di questo tipo? Facciamo venire giù tutti questi ragazzi qua, facciamo fare una performance libera.
di quello che come loro possono vedere un americano, come può immaginare un teatro, e, o un francese e così via, e poi dopo faremo una grande mostra. Però c'era tutta una fauna di giovani che in quel periodo lì avanzavano, stavano venendo avanti, di grandi capacità, cioè capaci, bravi, che non riuscivano a trovare sbocco. Allora io avevo chiesto a loro, a tutti, americani, inglesi, francesi, di venire a Parma e fare una performance legata al teatro. Dopo aver fatto tutta questa produzione e così, cioè Violi non è stato più assessore alla cultura, di conseguenza si è arenato tutto. È stata ripresa invece in occasione di questa cosa qua, perché devo dire che la Ferraris, quando io gli ho risposta, lei ha detto ma è una cosa bellissima, perché non la facciamo. Però dopo tanti anni finalmente si è riusciti a fare questa benedetta mostra. Oggi i giovani lavorano in condizioni sempre più precarie. Quello che prima era dovuto a gavetta è diventato lavoro sfruttato. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche che deve avere un giovane per farsi strada nel mondo del lavoro? Che consigli darebbe? È un'impresa. Cioè, purtroppo oggi ti muovi con le offerte che vengono fatte fuori e che lo Stato concede. Solo il buon cuore, voglio dire, della persona, del committente, diventa poi dopo bilancia e metro di misura. Mi sono accorto che molti giovani fanno, intraprendono dei mestieri, delle cose non per passione, ma per quasi dovere. Io le cose che ho fatto le ho scelte, e certo io ho fatto delle gavette, chiamiamole gavette e sfruttamento, cioè ho passato degli anni con grandissime difficoltà, però non ho mai tralasciato la mia idea di modo di lavorare, questo poi dopo mi ha premiato, ma non ho mai abbandonato quello, cioè tutto era in funzione di quello che volevo fare. Il giovane oggi ha un'inventiva che noi non avevamo, questo è vero, di trovare soluzioni o cose che gli permettono poi dopo di avvicinare la conoscenza di mondi che al momento gli rimangono molto preclusi. Se tu parli con un giovane oggi, ha degli obiettivi relativi, cioè non è disposto a combattere per se stesso, per gli altri. Non c'è questa disponibilità qua. Che ricordo ha di Cesare Zavattini? Se vuole ci puoi raccontare un aneddoto legato a lui. Quando io ho dato gli esami di abilitazione ed ero a casa sua, sono stato a casa sua più di una settimana, apro la porta e vedo che c'è Cesare seduto in un tavolo, con di fronte la, allora era, credo che fosse Miss Italia, Mariani si chiamava, e quella che ha fatto una parte in Senso di Visconti, lui era la che mangiava pane e salame, e questa qua davanti, e poi a un certo punto comincia a piangere questo. Io ero in sala e vedo questa cosa qua e dico, oh madonna, ma cosa è successo? E questa qua piangendo, lui ha detto, ma signorina scusi, ma non sta bene, lui ha detto, provava così, allora qua lei ha detto, no, dice, ma vedere lei a mangiare pane e salame con le mani, dice, ma mi fa venire da piangere. Se dovesse raccontarsi con tre parole, quale sceglierebbe? Incosciente, coraggioso e forse non dovrei dirlo, ma credo di essere molto buono.